certo, rimarrà Elisa, certo, credici. Venerdì. Oggi sto un pochettino meglio, quindi mi sono mossa la mattina presto, sono le 9.30. Oggi ho fatto colazione, sempre al solito baretto vicino a dove ho la casa, e sto andando sulla montagna grande, perché oggi non c'è mezza nuvola. Penso che si veda bene, ci sia un bel paesaggio da lì in alto. Tra l'altro la mattina non credo ci sia tanta gente in giro, quindi preferisco farlo adesso. C'è una strada da fare. Ve la mostro, perché è assurda. Dico che sto andando ai 20 all'ora, perché non si può andare un po' più forte. Ecco, ok, questa è una salita che sarà una pendenza, penso, boh, 40 gradi. Brava Elisa, brava, con i pantaloni corti tu, brava, aiuto. Cioè, ho più ragni addosso, guarda ragnatele. Bene, questo ragno è davanti al mio percorso e io non so che cazzo fare adesso. Prova. Aiuto. No, ma secondo voi dovrei proseguire o rischio la morte? No, io ho paura qui. Ma siamo fuori di testa, è un burrone questo. Col cazzo! Da sola poi, che se mi faccio male non posso chiamare nessuno. No, non esiste. È un po' pericoloso. No, col cazzo. Scusatemi, ma io dovevo raggiungere la grotta dei briganti, che è la grotta in cui si nascondevano i ragazzi che non volevano fare la guerra, il militare, non lo so. Però, siccome è accanto a un burrone la stradina e io sono da sola, se mi cado o mi faccio male, mi attacco al cacchio e non posso chiamare nessuno. Quindi faccio a meno di vedere la grotta. Se venite a Pantelleria venite in due. Mamma, questo percorso. Comunque mi ero procurata questo per eliminare i ragni. Vabbè, pazienza. Andiamo in mezzo al boschetto. Che bello qui. Ma qui vengono a trombare. Ok, c'è un assorbente. Fazzoletti. Sabato, ultimo giorno perché domani torno, e sono venuta in questo posto che si chiama Bue Marino. Scusatemi, ma ho il sole contro. Vediamo se mettendo un cappellino la situazione migliora o no. Ho il sole contro, quindi sono tutta sudata. Ultimo giorno, dicevo, tra l'altro ho anche finito la crema solare. Vi mostro quella che ho usato in questo periodo, che è della L'Oreal ed è spray, è molto comoda da stendere, soprattutto per chi non ha altre due mani per l'aiuto sulla schiena. E niente, questo è il mare intorno dietro di me.
Lì, se notate, c'è un esemplare maschio di uomo meridionale che con il suo vocione ha già cercato di imporsi sulla mia poca voglia di fare il bagno, soprattutto dopo pranzo. E quindi se non la smette di guardarmi entro i prossimi 10 minuti, io penso che mi alzerò e andrò via da qui, perché la cosa mi disturba. Sono qui per stare per i cazzi miei, non ho nessuna voglia di essere osservata da mezz'ora da una persona che non mi interessa, ma neanche se mi interessasse. Diciamo che disturba e basta, è uno stalker. Quindi, avendo finito quella crema, ne sto utilizzando un'altra, che in realtà sarebbe una crema viso della Aubrey Organics, ma sta lasciando una sensazione di unto su tutta la pelle da far schifo. Tra l'altro è solo una protezione 15, quindi aiuto, un po' rischioso, e si stende malissimo, non mi piace per nulla. È che ormai l'avevo aperta e dovevo comunque utilizzare una crema avendo finito l'altra, quindi ho usato questa, poi la butterò via perché tanto l'anno prossimo non funzionerà più. Sto a mangiare in un ristorante prima, ma è uno dei più rinomati della zona, ma assolutamente bocciatissimo, e si chiama Il Cappero ed è proprio in centro a Pantelleria, e non ci tornerei mai più. Ecco, diciamo che secondo me qualche chef da TV dovrebbe venire qui a dare un po' una sistemata ai ristoranti, tutti, dal primo all'ultimo. Detto questo, io torno a prendere il sole sperando che l'uomo si giri dall'altra parte, e se non lo fa gli tirerò contro qualche parolaccia e andrò via. Ciao. Io ho fatto un decalogo su Pantelleria, ho parlato per un quarto d'ora e non ho registrato, per cui vabbè, volevo lasciare un attimo due impressioni. Allora, l'isola è bella, non annoia, ci sono un sacco di posti da vedere, e il mare è stupendo, ci sono le meduse, e è un'isola secondo me da visitare in barca, non è un'isola da visitare via terra. Perché molte calette, soprattutto le più belle, sono inaccessibili dalla terra oppure sono veramente difficili da raggiungere. Non è un'isola da vivere con i bambini, non ha spiagge, a meno che non vogliate andare al lago, ma è il lago, non è il mare, quindi non è proprio la stessa cosa. Essendo di origine vulcanica, ci sono stazioni termali, tra virgolette, gratis. Non esiste una spiaggia attrezzata, non esiste nulla di quello che noi del nord conosciamo come mare, come spiaggia. E il mare è meraviglioso, ci sono tanti pesci. È difficile star qui anche perché è molto costosa. Se andate a mangiare fuori, veramente vi volano minimo 30, 25 euro a persona mangiando poco. E minimo. Cioè, ho parlato con delle persone e loro hanno pagato una sera 120 euro in due, giusto per farvi capire. Vabbè, per carità, hanno preso anche la bottiglia di vino, però sti cazzi, 120 euro. E comunque è costoso in generale, anche andare al supermercato a comprare della carta igienica costa, la benzina costa, tutto costa tantissimo. E non riesco a capire perché, ad esempio, nei ristoranti, scusate se intanto sudo come una maiala, ma dopo, vabbè. Non capisco perché nei ristoranti le cene tipiche del luogo, cioè quindi con prodotti del luogo, costino così tante. Cazzo, ce l'avete qua, non è che dovete importare chissà che cosa. Comunque, vabbè. Per quanto riguarda l'ospitalità, è la classica ospitalità siciliana. Comunque, ho letto 3 libri da quando sono qua, infatti oggi cercavo una libreria per comprare il quarto da poter leggere, ma nada, tutto chiuso, aprono tutte alle 5. Se visitate l'isola via terra, sconsiglio lo scooter, infatti per fortuna ho visto bene e ho capito che non ce l'avrei fatta da sola in scooter per queste strade, ho preso una macchina, più piccola è la macchina, meglio è. Perché le strade sono veramente strette, difficili da raggiungere, poi anche per andare sulla montagna in scooter vi ammazzate. E poi in macchina, se qualcosa non te lo puoi portare dietro, te lo lasci dentro, cioè lo scooter è un po' più complicato. Sto cercando di dare qualche indicazione così in linea generale se dovesse passare una vacanza qui. Io tornando indietro sì, tornerei, farei una
boh, forse non starei a Scauri come zona, come posto, perché io alloggiavo in zona Scauri. Forse starei un po' più vicino a Pantelleria, a Paese, ecco, per essere un po' più comoda a tutto, perché lì a Scauri hai un alimentari, una tabaccheria, una farmacia, basta. Settembre è il periodo migliore, secondo me, forse anche maggio, insomma, quando i bambini sono a scuola. La gente, se voi avete la telecamera in mano e vi riprendete, la gente vi guarderà. Voi camminate per la strada senza fare nulla, la gente vi guarderà. Voi siete da soli, la gente vi guarderà. Voi avete un tatuaggio, la gente vi guarderà. Voi esistete, la gente vi guarderà. Questa è una cosa che a me non piace. Una cosa importante è il clima. Non è assolutamente come me l'aspettavo. Io mi aspettavo un clima secco e in realtà ho trovato un'isola umidissima, anche perché essendo di un'isola vulcanica, probabilmente con i vapori, che cazzo ne so, rende l'isola umida. Ci sono dei posti dove poter fare le saune e oppure i bagni termali, è tutto gratuito perché praticamente è in mare. Ci sono dei punti, soprattutto nel lago di Venere, ci sono dei punti da cui escono dei vapori caldi, quindi ci sono delle pozze di acqua calda, caldissima a volte. È bello, questo sicuramente è bello, forse da noi te lo farebbero pagare, ti farebbero pagare anche l'aria che respiri lì intorno. Bene, vediamo se riesco a buttare i piedi almeno in acqua, di sicuro non più dei piedi.